Magia ripetuta, anzi, doppia magia, quella immortale senza tempo della Tosca e quella meno scontata dell'attenzione dei ragazzi in platea. Dalle elementari alle medie, dalle superiori all'università, oggi sono stati i giovani, i bravissimi coprotagonisti in scena al Marruscino di Chieti per la prova generale dell'opera pucciniana, la cui prima si terrà venerdì sera con replica domenica pomeriggio. Con la direzione artistica del maestro Giuliano Mazzoccante, il Marruscino si cimenta di nuovo nella coraggiosa avventura della produzione, oltre che della proposta, di eventi complessi come quelli operistici. È veramente una sfida quella di portare l'opera, l'opera che richiede uno sforzo notevole di uomini e mezzi, donne e mezzi, in questo caso donne, vedremo anche perché, ma maestro Mazzoccante, poi arriviamo con la Tosca, c'è cioè già stata un'anteprima, la Tosca è la Tosca. La Tosca è la Tosca, ha detto bene, è forse uno dei titoli più famosi al mondo, uno dei titoli più ambiti anche da presentare in una stagione lirica e noi siamo molto orgogliosi di farlo con i nostri mezzi messi in campo che, sì, come ha detto bene, non sono mai abbastanza, ma io mi auguro veramente che ci sia tanta emozione e tanta qualità, come sono certo che ci sarà, anche perché abbiamo continuato questa bellissima collaborazione con il Pucciniano di Torre del Lago, il Festival Pucciniano straordinario e importante in tutto il mondo, con una convenzione triennale che quest'anno si trova al secondo anno con Tosca, e abbiamo naturalmente già in progetto per l'anno prossimo un'altra opera pucciniana estremamente importante. Oggi siamo di nuovo pieni di ragazzi, così come se siamo stati nell'anteprima di 10 giorni fa con la Serva Padrone e il Servo Padrone. 2 ore e mezza di spettacolo in cui i nostri ragazzi abruzzesi, perché vengono da tutto l'Abruzzo, non solo dalla provincia di Chieti, hanno mostrato tanto interesse e hanno ricevuto tanto apprezzamento anche dai registi e dai maestri che sono stati già qui presenti la settimana scorsa, 10 giorni fa. Io ho scelto di non cambiare periodo storico perché i riferimenti pucciniani erano troppo specifici. Anche se Tosca è sempre attuale, purtroppo, perché parla di prevaricazione, di violenza, di abuso del potere, e quindi è un'opera sempre talmente attuale, soprattutto in questi giorni, nel quale la prevaricazione si espleta in tutta la sua grandezza. Il fatto che Tosca sia un artista, che anche Cavaradossi sia un artista, è un segno molto importante. E Tosca si svolge nella città eterna, nella quale l'arte si è espressa al suo massimo significato, e quindi questa prevaricazione è la prevaricazione che riguarda tutta l'opera e la invade completamente. Io sono felice di essere qui al Marruscino, di tornare per il secondo anno, perché credo che questo teatro sia una perla dell'Abruzzo.